Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Vittorio e oggi, come avrete già letto dal titolo, vi andrò a far vedere tutti i miei ultimi acquisti. Allora, vi ricordate l'unboxing che feci qualche tempo fa, quell'unboxing un po' strano che è piaciuto a molti di voi? Benissimo, oggi andremo a fare la stessa cosa, sarà un unboxing con un po' di... Per cui se ancora non siete iscritti, iscrivetevi, seguitemi su Instagram, bla bla bla, iniziamo! Allora, recentemente ho preso un po' di cose, iniziamo da questo. Qui non c'è nessuna parte di un cadavere, ma dentro questa busta c'è questa busta e dentro alla busta c'è un mega dildo. No, c'è questa che è un antistress. No, non è vero, è una bambola voodoo, quella di Supreme. Poiché dato che ho tantissima voglia di vivere, ho deciso di prendere questa bambola voodoo pagata tipo 80 euro. E così che io possa soddisfare i miei piaceri infilzando questi spilli all'interno di una bambola di stoffa. 80 euro. All'interno di questa busta poi c'è un accendino e dato che io so che mi si scaricano gli accendini, ne ho presi due e dato che davanti a me ce ne sono altri tipo 6, perché non prendere altri due accendini da 50 euro l'uno e perché non chiudersi questa busta in testa così che io possa porre fine a tutte le mie sofferenze? Non lo so, queste sono tutte domande a cui magari risponderemo un giorno. I want to die. 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 Fatto sta che per tutta questa roba, di cui mi servirò tantissimo e per la mia esistenza erano, penso, fondamentali, perché chi è che vive senza una bambola voodoo e due accendini identici? Io questo non lo so. Continuando, ho comprato un vestito da cerimonia, funerale, matrimonio, comunione, battesimo dello zio ubriaco, quello che vi pare. Questo qui, come potete vedere, è una cosa molto sobria, che può essere usata in tutte le occasioni. Dovete andare a un funerale? Potete mettere una camicia gialla con un samurai dietro, che dice, sono trasgressivo ma allo stesso tempo condoglianze, più o meno il significato. È quello. Dovete andare in tribunale? Potete usare questa camicia. Dovete stare lontano almeno 10 km dagli asili nido perché avete commesso dei reati che non si possono dire? Non faccio l'esempio di chi deve stare lontano dagli asili 10 km? Potete usare questa, per cui è perfetta per tutte le occasioni. E questa l'ho pagata 30 euro, per cui neanche troppo. È molto bella. La uso per nascondere i miei sensi di colpa e la mia poca voglia di continuare a respirare. Continuiamo! Quando sono andato a Perugia a fare l'outfit battle, sono andato in un negozio, ho comprato una maglietta, che ora dovrebbe stare qui da qualche parte, adesso vi faccio vedere. Dove cazzo l'ho messa, porco di... Eccola qui, l'ho trovata subito. Questa qui è una maglietta nera con il dietro nero, a maniche nere e lunghe e nere. La particolarità di questa maglietta è che è una maglietta nera con un cuore cucito sopra e questa spilla. Per chi non l'avesse riconosciuta, è una maglietta Palm Angels. La cosa bella di questa maglietta, che costa 240 euro, è che levando questa piccola spilla qui, questa maglietta avrà un valore che andrà dai 6 ai 6,50 euro. A questo punto potevo solo prendere la spilla. Fatto sta che è comoda, è nera e ha le maniche lunghe, ma soprattutto ha una spilla. Continuiamo. No, Fra, non posso venire, devo guardarmi la messa in TV. Dai, un massimo ci becchiamo un altro giorno, bella. Se volete un altro episodio così di questo genere di video, 1500 like, per cui mettete like, iscrivetevi. Adesso vado che tra 5 minuti devo fare un attentato in una chiesa. Bella! Un'altra cosa interessante di quest'ultimo periodo sono questi, che molti di voi sembrerebbero essere dei pantaloni, ma a causa della taglia, che è una L, posso usarla come tovaglia, perché se io mi metto questi cosi, davvero sembro una tenda o una tovaglia. Sono molto comodi, ma no, perché sono enormi.
Il prezzo di questi è prezzo base, ovvero retail, ovvero il prezzo di quando escono, ovvero 120 euro. Come potete leggere, non ci leggerete mai perché non ci leggo io da qui, figuriamoci voi, sono dei Calabasas. Ma sicuramente l'avrete riconosciuti perché molti di voi, come me, si appassionano ai vestiti proprio perché sono degli emarginati sociali. Questi pantaloni sono comodi, non mi stanno, però sono stati un regalo per cui non, il prezzo è 120 euro, ma io l'ho pagati 280, no, non è vero, sono un regalo per cui gratis, però non mi entrano, per cui molto probabilmente li venderò. Andiamo avanti. Un altro acquisto di questo periodo è questa felpa, che però è un regalo. La felpa è grigia, a maniche lunghe. Molti di voi che hanno l'occhio vispo hanno riconosciuto come questa felpa sia simile alla maglietta di prima, proprio perché è a maniche lunghe, però è grigia. Il fatto che ci siano due mega trans come stampa della felpa vi farà intuire molto sul mio orientamento, per cui mi hanno dato una felpa con due trans sopra. Grazie, e la metterò quando andrò a prendere mio figlio all'asilo. Grazie mille ancora. Ah, nel frattempo condividi questo video con tutti i tuoi amici, perché vogliamo prendere in giro. Sappiamo che non hai amici, per cui è inutile, continuiamo. Questo video molti di voi lo staranno guardando mentre io o sono in aereo, e devo dire che non ho mai dirottato un aereo in vita mia ed è stata un'esperienza bellissima. In più questo periodo ho comprato i grilli per il mio camaleonte, perché chi non lo sapesse io ho un camaleonte. Ho comprato i grilli per il mio camaleonte, fanno schifo, puzzano, costano tanto e fanno schifo, però Porello lui deve mangiare, per cui gli do da mangiare. Adesso vi faccio una ripresa del mio camaleonte e vi faccio vedere. Non ve lo faccio mangiare perché ha mangiato da poco, se gli do troppo da mangiare fa tipo un bambino soldato pakistano, ovvero esplode. Ecco qui il mio camaleonte, che si chiama Leo, lo faccio vedere a chi è nuovo su questo canale. Leo, di ciao. Ah, non lo dirà mai perché è un camaleonte. I camaleonti, per chi non lo sapesse, non parlano. Questo è il mio camaleonte. Ciao Leo. Mi odia, benissimo. Allora abbiamo constatato che il mio camaleonte mi odia a morte. Continuiamo col video. Un'altra cosa fondamentale per la mia esistenza, di cui non potevo fare a meno, sono questi pantaloni, che molti di voi hanno riconosciuto perché sono dei pantaloni Stone Island. Vedete il logo original, no fake. Questo è solo per i veri OG. Chi capisce, gli altri non capisce. Questi pantaloni sono così importanti e fondamentali per me che li ho comprati da 2 settimane e mezzo e li ho messi una volta. Ho scambiato 4 mogli e 3 bambini pakistani soldato per avere questi pantaloni, oppure ho usato il metodo comune di noi plebei, ovvero la moneta, e le ho pagate 250 monete italiane, quindi euro. Pantaloni così importanti per me che penso di dover iniziare a mettere, giusto perché li ho pagati abbastanza, e nonostante io sia pieno di pantaloni ho detto ok, compriamoci un altro pantalone nero, che in sé il pantalone è bello, però non ho mai avuto occasione di metterlo perché io di solito vado in giro senza pantaloni, per cui magari adesso dovrei iniziare a andare in giro con i pantaloni dopo tutte le denunce che mi sono preso. Detto questo, penso di aver detto tutto per oggi. Gli acquisti di quest'ultimo periodo sono finiti, andrò a giocare con la mia bambola Voodoo per colmare i miei vuoti e per sentirmi più accettato dalla società. Il 6 ottobre, domenica, sono a Milano, allo Sneakerness, forse girerò un outfit battle, non lo so, forse sì, forse no, forse no, forse sì, forse no, forse no, forse sì, forse sì, forse no, non lo so. Penso che per oggi sia tutto. Iscrivetevi al canale, lasciate like, seguitemi su Instagram, donatemi su PayPal, inviatemi dei pacchi bomba a casa e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella! Allora, raga, piccola comunicazione di servizio un po' più seria con questa Memoji che è stupenda, con queste AirPods. Ragazzi, sono fottutamente identico. Ok, parlando di cose serie, il 6 ottobre sono allo Sneakerness a Milano, sono ospite lì allo Sneakerness.
Molto 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 probabilmente girerò un outfit battle, un altro episodio dell'outfit battle, quindi Milano e dintorni, tutti i ragazzi che verranno, preparatevi perché ci sarà da divertirsi, voglio vedere outfit fighissimi e ovviamente ci saranno premi per il vincitore. Per cui, detto questo, seguitemi su Instagram e bella, ci vediamo a Milano.